Bene, buongiorno. Oggi ci occuperemo di Giordano. Ma ovviamente, come si vede dall'immagine qui dietro di noi, queste sono tutti tranne che Giordano Bruno. Uno è abbastanza noto, personaggio del Signore degli Anelli e conseguenti, ma non ci interessa tanto il personaggio in sé, ma ci interessa cosa rappresentano queste figure. Queste figure rappresentano i maghi delle rispettive serie. E perché appunto questo riferimento, questa immagine dei maghi? Ma perché il Rinascimento, l'abbiamo detto già più volte, e sicuramente Giordano Bruno ne rappresenta lo spirito, è appunto, come scrive Paolo Rossi nella sua opera, il tempo dei maghi. Ma perché il tempo dei maghi? Cosa si intende in questa affermazione, il tempo dei maghi? Proviamo a leggere un attimo l'introduzione, la premessa che fa Paolo Rossi a questo aspetto importantissimo del Rinascimento e degli albori della società moderna. Il tempo dei maghi indica quel periodo della storia culturale europea che va all'incirca dalla metà del 500 alla metà del 600. In questi 100 anni furono pubblicati gli scritti di Tommaso Campanella, di Giordano Bruno, di Paracelso, di Cornelio Crippa, di Giambattista della Porta e via così dicendo. Il mondo magico era in quegli anni al centro e non ai margini della grande cultura europea. La magia era certo connessa anche al mondo della superstizione e delle credenze diffuse, ma non coincideva affatto con una forma di sapere popolare. Non era come oggi una forma di cultura subalterna, con quel mondo, i suoi ideali, i suoi valori, le sue caratteristiche strutturali, le sue spiegazioni del mondo, la sua immagine del posto dell'uomo nel mondo. Variamente si confrontarono molti dei cosiddetti padri fondatori della filosofia e della scienza moderna, come Bacon, Descartes, Kepler, Mersenne, Leibniz, Newton e così dicendo. Quindi, che cosa sottolinea Paolo Rossi? Sottolinea che per magia nel Rinascimento non si intendeva affatto un sapere superstizioso, per quanto questo fosse presente, ma si intendeva invece proprio quegli studi compiuti da questi personaggi più o meno celeberrimi, appunto, che andavano a, come dire, svelare le leggi nascoste, sottese alla materia che stavano sotto, come forma di accesso privilegiato al dominio sulla natura. Una natura appunto viva, una natura che riprende l'ideale del mondo costruito dal demiurgo platonico nel Timeo e che passa, per così dire, attraverso poi tutte le varie filosofie di stampo neoplatonico, neopitagorico e ermetico. Un mondo particolare quello dei maghi del Rinascimento, un mondo dove la natura ha dato a ciascun ente, sia quelli viventi, sia quelli che consideriamo morti o imperfetti, una tendenza a conservare tutte le sue forze e le sue forme. Ancora un mondo dove le cose sono reciprocamente attive e passive, l'una rispetto all'altra. E via ancora dicendo, un mondo dove amore, odio, simpatia, antipatia non riguardano solo gli esseri umani, né sono termini applicabili alla sola psicologia, ma riguardano appunto tutta la natura. Un mondo quindi estremamente particolare. E all'interno di questo mondo dei maghi, questo tempo dei maghi, beh, sicuramente
Giordano Bruno rappresenta forse il più grande dei maghi dell'epoca, o quantomeno quello più famoso e più scandaloso, diciamo, da questo punto di vista rispetto agli altri, e sicuramente centrale dei personaggi che abbiamo detto dal punto di vista della storia del pensiero filosofico. Qui troviamo questa immagine, un'immagine particolare, è un'immagine che ha una storia, perché questa immagine è un pezzetto, diciamo, della statua di Giordano Bruno che appunto risiede a Campo dei Fiori a Roma, una statua costruita in un momento particolare, particolarissimo della storia d'Italia. Era il 1889, c'era il governo Crispi della sinistra storica italiana, era un periodo in cui lo Stato italiano manifestava un profondo laicismo, aveva da poco conquistato lo Stato pontificio e omaggiò questo personaggio, appunto Giordano Bruno, che era stato in un certo senso una vittima, se si vuole, del potere temporale dello Stato della Chiesa, Stato della Chiesa che appunto in quel momento veniva annesso. Fu una statua molto dibattuta e anche che creò numerosi problemi nel giorno della sua inaugurazione. Il Papa stesso si sentì profondamente turbato, invitò i fedeli a recitare rosari, preghiere, a dire messe contro questo evento che era quasi da considerare sacrilego. Eppure già vi era stata, come dire, una piccola mitigazione, perché questa statua appunto doveva con il dito puntare in direzione della Chiesa, che appunto erano quelli che l'avevano condotto poi al rogo, alla morte. Ma questa cosa poi fu declinata, non fatta perché sembrò eccessivamente provocatoria, e allora fu fatto questo sguardo tenebroso di Giordano Bruno che guarda appunto verso il basso, quasi come dire con un senso di disappunto nei confronti di questa poi mediazione, tra virgolette, che poi mediazione non fu perché appunto la Chiesa reagì malissimo a questo evento. Ma diamo uno sguardo, appunto, un attimo alla vita di Giordano Bruno, perché è chiaramente questo personaggio è divenuto così importante proprio anche per l'influenza che è riuscito ad avere in vita. Le sue vicende, come dire, sono profondamente intrecciate anche alla sua grande visione filosofica, magica e della natura. Bene, Giordano Bruno, appunto, torneremo un po' più tardi su quella frase che vedete laggiù. Giordano Bruno era nato a Nola nel 1548 ed era entrato subito dopo nel convento dei Domenicani. Ora voi vi direte, ma come mai nel convento dei Domenicani? Trovate che i Domenicani erano tra, come dire, i più agguerriti, difensori dell'ortodossia insieme ai gesuiti, e quindi, come dire, può sembrare quasi strana questa mossa. Ma in realtà Giordano Bruno vi entra non per un'autentica fede, per una qualche chiamata particolare, ma perché questo gli permette di studiare e talvolta appunto studiare anche cose che sono proibite in questi, come dire, in questi anni. Comunque Bruno si manifesta già come turbolento e quant'altro, però diciamo che viene diciamo, la sua condotta viene più che altro considerata una condotta inquieta di un adolescente, quindi tra virgolette viene lasciato in pace. Ovviamente, come vedete dalle narrazioni che poi troviamo, era stato come dire già preso di mira, già tenuto sott'occhio, ed infatti proprio per la sua come dire non osservanza ligia e soprattutto per aver messo in dubbio una delle cose fondamentali che Bruno metterà in dubbio per tutta la vita, cioè la Trinità, e avere per così dire negato per esempio la possibilità
che il Cristo avesse al contempo natura divina e avesse, fosse, come dire, il Verbo di Dio e avesse preso carne. E, per esempio, Bruno negava nel modo più assoluto la verginità della Madonna e via così dicendo. Quindi vedete che già al tempo degli studi era in una situazione abbastanza, come dire, abbastanza accesa rispetto a quelli che erano i personaggi del suo tempo, cioè ovviamente veniva contrastato e dopo che fu ordinato, infatti, di lì a poco prese la sua prima scomunica. La sua prima scomunica che appunto arriva appena esce dal convento dei Domenicani. E a questo punto Bruno inizia a girovagare, per così dire, butta via, tra virgolette, la sua tonaca, il suo sario, e inizia a girovagare. Da Napoli si sposta a Roma, ovviamente un posto inadatto per un eretico che, su cui pende una come dire, una condanna dell'Inquisizione. Da Roma si sposta prima nei paesi calvinisti, dove lui in Svizzera, dove riesce a prendere un'altra condanna anche dai calvinisti, come dire, non era un problema esclusivamente legato alla Chiesa Cattolica. Le idee di Bruno, come dire, erano inaccettabili anche per la Chiesa Protestante. Poi si sposta in Francia, poi ancora in Inghilterra, perché anche in Francia, diciamo, non riescono, come dire, a gestirlo, benché, come dire, il re l'aveva chiamato, anche perché ovviamente faceva lustro perché comunque era un personaggio famoso e diremo perché era così famoso a breve, perché faceva tutta questa impressione. Di lì si sposta ancora appunto in Inghilterra cerca di farsi assumere come docente ad Oxford, ma non ci riesce. Perché? Perché le sue tesi sono estremamente dirompenti e ovviamente estreme, quindi anche nei paesi, diciamo, un pochino più libertini dal punto di vista della cultura, Bruno non riesce a sfondare, non riuscirà a sfondare neanche presso la corte di Rodolfo II, che pure era, come dire, un imperatore che si era circondato di alchimisti, di personaggi appartenenti appunto al mondo esoterico, pieno di maghi, appunto uno di cui parleremo appunto è Keplero, un personaggio di cui c'è molto da dire a proposito di questo legame con la cultura magica, la cultura pitagorica, orfica e poi la sua astronomia. Bene, a questo punto Bruno si trova in una condizione di problematicità, di disagio, perché vuole assolutamente pubblicare le sue opere, probabilmente anche nel tentativo, come dire, di far convenire sulle sue tesi una parte della Chiesa. E questo, come dire, gli crea come dire, un certo tipo di problemi, perché ovviamente gli mancano i denari. Lui sostanzialmente fa l'insegnante di mestiere, diremmo noi, e insegna le sue idee, però ha una caratteristica: oltre alle sue idee filosofiche, religiose, sul mondo, lui conosce perfettamente che cosa? Conosce perfettamente l'arte delle mnemotecniche e l'arte quella che era stata la logica di Raimondo Lullo, di cui appunto si è parlato, e questo lo rende famosissimo appunto in tutta Europa. Pensate che era stato proprio per questo che era stato chiamato dal re di Francia, cioè il re di Francia
al quale Bruno aveva dato una vera e propria, poi non si sa quale sia, dimostrazione dell'arte della memoria, facendogli vedere che con pochissimi elementi si poteva memorizzare interi pagine di libri e così via. Ora qui non abbiamo tempo di entrare nelle, nei tecnicismi dell'arte delle mnemotecniche, ma le mnemotecniche di Bruno, che appunto si rifacevano direttamente a Raimondo Lullo, hanno un'origine antica, antichissima, si ritrovano anche nei passi di Cicerone, si ritrovano e via così a ritroso. Qui abbiamo messo un link, poi sul sito, per chi volesse dare un'occhiata, alcuni esempi di che cosa si intende per mnemotecnica, cioè l'associazione di numeri a particolari lettere che possono essere combinate e, come dire, aggiungendo a queste combinazioni alcune consonanti, possono poi andare a costruire delle, delle parole. Questa è una cosa estremamente singolare, poi questo ovviamente non è che in realtà avesse una grandissima utilità pratica all'epoca, però diciamo che era un gioco di magia, che però è un gioco di magia che sembrava proprio scienza e quindi era veramente attraente per l'epoca. Qui troviamo ancora la tavola dei concetti, sempre anche qui si vede cose estremamente simili a, vi ricorderete, a, ai rotanti, alle, come dire, alle figure costruite da Raimondo Lullo nella sua arte. Bene, questa appunto, questa grande capacità di Bruno di dominare le mnemotecniche fu il suo grande successo. Fu il suo grande successo perché sì, egli era considerato un grandissimo filosofo, un personaggio di grande cultura, ma era appunto considerato soprattutto un grande mago per queste sue capacità, per queste sue grandi doti mnemoniche, queste tecniche di cui lui dominava, tra virgolette, le regole e i segreti. Beh, questa però fu anche un po' la sua dannazione. Perché? Perché alla fine successe che venne chiamato attraverso una lettera da un nobile veneziano, affinché lui tornasse, diciamo, nel territorio, nei territori della penisola italiana, a insegnargli queste tecniche. E ovviamente questo era, come dire, rischioso per uno che era stato condannato dall'Inquisizione e quindi era, come dire, in difficoltà, ma chiaramente Bruno ha bisogno dei soldi per pubblicare le sue opere, quindi si vede anche costretto, proprio perché si sente Bruno una specie di missione addosso. Bruno è convinto di essere il nuovo profeta, se si vuole, della nuova religione che deve venire. Questa vedete che è una cosa che è estremamente pericolosa e tra l'altro neanche appunto condivisibile da parte dei protestanti, perché la posizione di Bruno è questa, la posizione di Bruno è non che bisogna riformare il cristianesimo, ma addirittura che bisogna superarlo, cioè andare oltre. E appunto da questo punto di vista lui si immaginava di essere il nuovo profeta, il nuovo ambasciatore, il nuovo Mercurio, se si vuole, degli dèi. E quindi questo, come dire, per lui era prioritario. E dunque era prioritario trovare il denaro per poter pubblicare le proprie idee. Leggiamo un pochino come andò a finire questa storia, questa, diciamo, questa tentativo di questo nobile di avere Bruno. Giovanni Ciotto era il libraio con bottega a Venezia, fra i suoi clienti aveva Giovanni Mocenico, discendente da un'antica e nobile famiglia veneziana, che acquistò presso di lui uno più libri di Giordano Bruno e gli chiese se sapeva dove si trovasse l'autore, avendo intenzione di imparare da lui i segreti della memoria e altre cose. Ciotto conosceva Bruno, avendolo incontrato a Francoforte, dove si recava per le fiere dei libri, e gli trasmise l'invito del Mocenico di venire a Venezia. Bruno accettò nell'agosto del 1591 e comparve in questa città.
perché egli prese la decisione fatale di tornare in Italia, apparentemente dimenticò dei pericoli in cui sarebbe andato incontro. Per anni egli non aveva fatto altro che varcare frontiere, non tenendo in alcun conto le barriere ideologiche, passando dall'Inghilterra protestante alla Parigi sotto il dominio della Lega e da qui a Württemberg luterana fino alla cattolica Praga, e via così dicendo. Probabilmente gli pensava di poter continuare impunemente in questo tipo di attività anche in Italia, perché a Venezia ovviamente la situazione è diversa dagli altri stati italiani. Perché è diversa? Ma perché la Serenissima aveva una gestione estremamente diversa, l'inquisizione veneziana, un'inquisizione diversa da quella romana, aveva sempre goduto una certa autonomia. E allora Bruno sceglie effettivamente di venire a Venezia, ma lo fa appunto con un intento molto chiaro, il suo tentativo di reperire risorse per poter pubblicare poi le sue opere. Quando ha ritenuto di aver, come dire, guadagnato sufficiente denaro, e anche perché nel frattempo era cambiato il Papa era diventato appunto Clemente VIII, e quindi c'era la possibilità di, secondo lui, di convincere la Chiesa della necessità di una riforma, ecco che cosa succede. Succede che Bruno va dal suo finanziatore, quello che appunto lo pagava per fargli le lezioni, e gli dice che sarebbe tornato a Francoforte. Questa cosa fa imbestialire questo nobile veneziano, che evidentemente non era pago degli insegnamenti di Bruno, e durante la nottata lo fa arrestare dai suoi servi e lo fa portare davanti al tribunale dell'Inquisizione di Venezia. Bruno, come dire, è abbastanza accorto e si rende immediatamente conto che la cosa migliore da fare è quello che lui ha sempre fatto, cioè sostanzialmente camuffare le sue verità, quelle che per lui sono verità, va bene, camuffarle, ammettere di avere ragionato da filosofo e non da teologo, e di conseguenza prendere una facile via d'uscita da questo processo per poter tornare a Francoforte. E effettivamente questa operazione a Bruno riesce, almeno riesce fino a un certo punto, riesce fino a che il processo rimane in mano a Venezia. Ma proprio nel 1593, mentre si trova a Venezia, il Santo Uffizio romano lo reclama per poterlo appunto esaminare direttamente. E questo chiaramente è un problema. È un problema perché a questo punto Bruno è messo in una condizione assolutamente diversa da quella in cui si trovava a Venezia. Ai veneziani tutto sommato gli importava anche il giusto, diciamo, diremmo noi. E infatti cedono Bruno, tra virgolette, controvoglia, se così si può dire, ma obtorto collo, perché Venezia in quel momento non si poteva permettere di aprire dei fronti di conflitto ulteriori, già doveva, come dire, confliggere da un lato con i turchi, dall'altro doveva mantenere la sua autonomia rispetto all'impero e non poteva certo aprirsi un altro fronte con lo Stato Pontificio, e quindi, come dire, permette ai messi dello Stato Pontificio di portare via Giordano Bruno. E qui si apre tutta una vicenda lunghissima, vedete, siamo nel 1593, ma la condanna e la morte di Giordano Bruno arriva nel 1600, quindi c'è praticamente un calvario di 7 anni di prigionia in cui la Chiesa cerca a tutti i costi di estorcere la biura a Giordano Bruno, cerca di fargli ritrattare le sue tesi. Ma come mai questo accanimento verso Giordano Bruno, che ricordiamo, a differenza di Galileo Galilei, non è mai stato riabilitato dalla Chiesa Cattolica, come mai tutto questo accanimento? Ma questo accanimento perché appunto il problema di Bruno non è che semplicemente è copernicano, oppure che ha appunto delle idee fisiche e filosofiche che sono
diciamo, contraria a quelle di Aristotele. Il problema è che la filosofia di Bruno non può essere separata dalla sua religione. Essa era la sua religione, la religione del mondo che egli vedeva in questa forma dilatata dell'universo infinito e dei mondi innumerevoli, come una gnosi più vasta, una nuova rivelazione del divino nelle vestigia. Quindi ecco che qui si capisce qual è il punto. Il punto è che la filosofia di Bruno appare alla Chiesa anche come una nuova religione. E Bruno stesso, in realtà, a proporsi in questo modo, e per cui non rimane alla Chiesa che cercare in tutti i modi di far ritrattare a Bruno le proprie tesi, le proprie idee. Ovviamente questo era il punto per la Chiesa, cioè non è che la Chiesa si divertisse, tra virgolette, a bruciare la gente in piazza, era una cosa anche abbastanza inutile, anche perché Bruno è un personaggio, abbiamo detto, famosissimo in vita, appunto viene accolto come un mago da questi sovrani, viene accolto nelle accademie come grandissimo filosofo, e quindi la cosa importante per la Chiesa è avere la viura pubblica, anzi, visto che Bruno appunto è un personaggio molto famoso, una viura pubblica e, come dire, con ampia risonanza, di modo che si veda che lui ritratta le sue tesi. Questa era una cosa veramente importante. Era talmente importante che appunto scomodò il famoso, famoso poi anche per il famoso processo di Galileo, appunto, che Bellarmino, il cardinale Bellarmino, che era un sostenitore del tomismo, aveva una salda preparazione culturale, era tutt'altro che una persona, diciamo, che Bruno poteva con un po' di dissimulazione raggirare, non poteva fare come aveva fatto con i giudici di Venezia, doveva, qui era messo per così dire alle strette, doveva dar conto delle sue tesi fino in fondo. E più di una volta, appunto, Bruno cerca di smorzare le questioni, 30 sono i capi di imputazione di cui è accusato, ma poi Bellarmino, in modo molto intelligente, li riduce a un numero esiguo, mi pare 8 se non sbaglio, a 8 tesi che però assolutamente devono essere abiurate. Bruno prima sceglie di cooperare, per così dire, di abiurare, poi cambia idea, insomma, poi però quando si arriva alla fine della vicenda, Bruno è messo alle strette, cioè o abiuri o vieni condannato, e chiaramente condannato a morte. Perché? Perché si tratta, appunto, come si dice, di un eretico impenitente e pertinace, cioè un eretico che non solo è eretico, ma addirittura è già stato condannato una volta, quindi diremmo noi recidivo. E quindi appunto questa situazione abbastanza grave per Bruno. E tuttavia Bruno alla fine deciderà di accettare la condanna a morte e, come dire, di rifiutarsi di ritrattare le sue tesi di fronte appunto all'Inquisizione romana, dirà: io non ho nulla di cui pentirmi, non ho neanche capito di che cosa dovrei abiurare, perché quelle sono le mie convinzioni. E quella frase, ecco qui torniamo un attimo all'inizio, questa pare sia la frase che Bruno appunto abbia proferito in quel momento, cioè nel momento in cui gli davano la sentenza e lo condannavano a morte. Forse tremate più voi nel pronunciare questa sentenza che io nell'ascoltarla. Perché questo? Beh, perché era evidente che si stava facendo un martire della scienza, un martire del libero pensiero. E in effetti poi questo è rimasto di Giordano Bruno, non tanto la sua filosofia magico-ermetica, ma il simbolo appunto della lotta della libertà delle scienze, della filosofia, delle idee contro l'autoritarismo istituzionale della Chiesa nella fattispecie, ma volendo estendibile a ogni altra istituzione. E appunto ecco che si arriva al 17 febbraio del 1600, dove Bruno viene bruciato in Campo dei Fiori. Qui abbiamo messo questa, sempre la statua di Giordano Bruno,
circondato dalle fiamme. Tra l'altro pare che durante appunto l'esecuzione gli avessero messo come ultimo atto di redenzione davanti la croce e lui avesse girato la testa con stizzito, quasi come dire: io proprio col cristianesimo non ho più nulla a che fare e quindi non mi interessa il perdono di un pezzo di legno. Questo era un po' il ragionamento di Giordano. Bene, cerchiamo di vedere un po' quelle che sono le idee magico-filosofiche, scientifiche di Bruno, che appunto abbiamo detto più che altro è simbolo di libertà, più che non noto per la sua filosofia. Però diamogli un'occhiata perché sono effettivamente delle cose, alcuni spunti interessanti in questo periodo di grande cambiamento. Abbiamo detto l'umanesimo, il rinascimento in particolar modo, è di fatto l'humus dove nasce poi la scienza moderna, dove nasce poi la modernità e la nuova visione del cosmo. Allora, Bruno innanzitutto ha entusiasmo degli scritti di Copernico e diciamo che raccoglie l'invito di Copernico, addirittura diciamo che prende una vera e propria posizione nella quale lui si inserisce in una tradizione di eliocentristi, di, o quantomeno di persone che si erano avvicinate o che avevano posto la possibilità del morto terrestre, o appunto che avevano dato l'idea che le prospettive fossero relative. E il suo copernicanesimo appunto lo troviamo nella Cena delle Ceneri, una delle sue prime opere, dove appunto lui fa proprio riferimento non solo a Copernico, ma appunto a Niceta, Pitagorico, Filolao, Eraclide e Pontico. Eraclide del Ponto, vi ricordate che era stato il primo a pensare che la Terra potesse girare sul suo asse, e poi ancora altri, cita anche Platone nel Timeo. Ora, la discussione sul pensiero di Platone a proposito del moto terrestre o meno è estremamente complesso. Dipende anche un po' dal suo segretario Filippo. Pare che lui avesse dato questa opzione, questa possibilità, ma non sa se poi Platone in realtà fosse convinto di questa cosa oppure non la considerasse assolutamente valida. Ma vi ricorderete che per Platone questo era come dire un modo di dare una ragione matematica ai fenomeni, quindi non tanto di descrivere il mondo fisico. Quindi si rifà a questa tradizione e, guardate, non solo a questa tradizione, ma si aggancia anche a un altro personaggio di cui abbiamo appunto anche in questo caso già parlato, che è il divino Cusano, che nel secondo suo libro, De Docta Ignoranza, appunto attribuisce il moto probabile alla Terra. Quindi addirittura fa riferimento al divino Cusano, che vi ricorderete in effetti nei suoi concetti cosmologici aveva detto che c'era queste possibilità e che tutto sommato non sarebbe stato in logica contraddittorio, benché ovviamente da buon, diremmo noi, da buon cristiano era poi rimasto fedele all'interpretazione dominante. E vi ricordo anche in questo caso che Cusano appunto non vive il clima della Controriforma, perché vive sostanzialmente nel secolo precedente, e quindi anche in questo caso si capisce la diversa sorte di queste idee. Bene, poi si arriva appunto da questo a questo dialogo ulteriore dell'infinito universo et mundi, dove Bruno va oltre Copernico. Va oltre Copernico e immagina appunto il cosmo al di là del sistema solare, definendolo infinito, infiniti soli, infinite terre. E vedete, qui ora prendiamo un piccolo testo che in realtà non prendiamo da questo scritto, ma della causa principio et uno, di cui prenderemo anche altri spunti, dove appunto lui dice: dunque l'universo uno è infinito immobile, uno dico è la possibilità associata, uno
Uno l'atto, uno la forma o anima, una materia o un corpo, una cosa, uno è l'ente, il massimo ed ottimo, il quale non deve poter essere compreso, è però infinibile e interminabile, e pertanto infinito e interminato, e per conseguenza immobile. Quindi questa immagine che va oltre Copernico, perché vi ricorderete, a proposito del dibattito sulla portata rivoluzionaria del pensiero di Copernico, che in realtà Copernico ancora immaginava un universo chiuso, quindi un universo chiuso all'interno della sfera delle stelle fisse, quindi non è che si andasse di là, quindi un'immagine, se si vuole, ancora molto contaminata dal pensiero tolemaico-aristotelico, di cui, come dire, non era del tutto immune neanche il grande Copernico. E qui iniziamo subito a vedere, le conseguenze dell'immagine di un universo infinito. Quali sono le conseguenze? Beh, innanzitutto, se l'universo è infinito, la prima cosa che cade è il motore immobile di Aristotele. Perché cade il motore immobile di Aristotele? Cade il motore immobile di Aristotele perché se l'universo è infinito, dove vado a collocare il motore immobile? Cioè, il motore immobile ha senso se io ho una fine dell'universo e lì ci metto il primo motore. Ma se non ho una fine, non posso collocare questo primo motore. Guardate, il problema apparentemente è un problema di fisica, ma poi diventa un problema teologico. Perché? Perché noi sappiamo che questa idea del primo motore immobile è diventata la prova ex motu di Tommaso d'Aquino, che in virtù di essa dimostrava l'esistenza di Dio. Cioè, ai confini dell'universo c'era Dio che dava moto all'universo. Quindi già vedete che qui si intrecciano proprio temi che sono filosofici, religiosi, con quelli scientifici. E chiaramente questo genera grossi, grossi problemi. Qui abbiamo messo un'immagine per rendere l'idea appunto dello spazio infinito, che è un'immagine assolutamente, diciamo, dirompente per l'epoca, perché appunto ancora tutti, anche chi era eliocentrico, considerava in realtà il sistema solare finito e anzi chiudeva tutto più o meno nel sistema solare. E Bruno si distingue, e qui anche per questo diciamo ne ho trattato a parte, si distingue dal sensismo rinascimentale di Telesio e di Campanella. Perché? Ma perché Bruno dice sì, certo, sono importanti i sensi, ma ci sono dei concetti come appunto l'infinito che non sono afferrabili, con i sensi e possono essere raggiunti soltanto attraverso la ragione. Pertanto vi è una doppia, diremmo noi, una doppia gnoseologia, una conoscenza sensibile, ma poi vi è anche una conoscenza concettuale, una conoscenza razionale, e bisogna, come dire, avvalersi di entrambe. E poi si arriva subito anche qui un'altra volta da questo discorso della conoscenza, un'altra volta si arriva a intrecciarsi col problema religioso. Perché? Perché per quanto riguarda la fede, abbiamo detto c'è la via delle sensazioni, c'è la via della ragione e la fede, e dice la fede in realtà serve a governare i popoli rozzi, cioè diremmo noi quelli che non riescono a ragionare con la propria testa. Beh, questa, come dire, è un'idea un po' capziosa, però è un'idea capziosa che, per esempio, ha trovato, seppur in modo un pochino più elegante, diremmo noi, ha trovato anche nella riforma neorealista di Giovanni Gentile la sua applicazione, perché appunto Giovanni Gentile diceva al popolo diamogli la religione, a invece l'elite diamogli la filosofia. E quindi vedete che, come dire, c'è qualcosa che ogni tanto ritorna ed è costante, benché qui il contesto sia ben diverso. Quindi la religione serve solo per governare i rozzi popoli, ma i sapienti riescono a autogestirsi attraverso la ragione, quindi non hanno bisogno neanche della fede, e capite che questo non è che può andare tanto d'accordo, diciamo, col periodo in cui vive Giordano Bruno. Avevamo detto che saremmo tornati a questo dialogo, appunto, della causa, principio e tuno, e qui troviamo espressa appunto la tesi materialistica di Bruno. Bruno è un materialista, è convinto che la materia è forza, come appunto anche in questo caso, diciamo, si avvicina invece di più
al pensiero di Teresio. E in questa importante opera fa una distinzione significativa tra appunto il principio e la causa. Allora, e dice questo: mentre la causa agisce dall'esterno, il principio agisce dall'interno. Bene, e a questo punto la diremo noi, bene, fino a qui siamo tutti d'accordo, ma siccome la tesi di Bruno è sostanzialmente una tesi panteista, perché appunto non può esserci un Dio al di fuori dei confini dell'universo, perché l'universo è infinito, quindi Dio per forza deve essere, diremo noi, la natura, cioè deve coincidere con la natura, e questa chiaramente è un'altra posizione estremamente eretica, perché se io dico che Dio e la natura sono la stessa cosa, sto dicendo qualche cosa di contrario a quella che è la dottrina cattolica. Quindi, come si, diciamo, risolve il problema che Dio possa essere sia causa sia principio se c'è questa distinzione dell'esterno e dell'interno, e non posso porre Dio al di fuori della natura, ma lo devo far coincidere con la natura stessa, appunto questa sorta di panteismo? Beh, e qui Bruno si inventa una metafora estremamente accattivante, diremmo noi, che è appunto quella del nocchiero di una nave. Come fa il nocchiero di una nave? Governa dall'esterno, ma si trova all'interno della nave. Qui abbiamo messo l'immagine del nocchiero, adesso una figurina, appunto abbiamo il nocchiero che governa col timone dall'esterno, però si trova nella nave stessa. E un po' questa è l'immagine del divino, del Dio che appunto corrisponde con la natura, e in Dio appunto causa e principio sono la stessa cosa. Questa è un'immagine estremamente, come dire, anche piacevole da analizzare. Abbiamo detto appunto che con questa posizione di questa idea della materia come forza, appunto si riavvicina a Telesio contro Aristotele. La materia appunto è quella cosa dal quale noi abbiamo vediamo scaturire le forze. La materia è il seme da cui tutte le forze si generano. La totalità dell'universo è un'unità materiale che genera un'infinità di forze, e questo è per forza che coincide appunto con la sua visione che l'universo è Dio stesso. L'uomo vive le forze in un'infinità di modi perché percepisce le forze così come si percepiscono le diverse voci. E qui c'è quest'altra metafora: infatti uno stesso suono può essere udito con tante modalità da persone diverse. Bene, abbiamo già, diciamo, visto questo aspetto legato al panteismo, e a questo punto veniamo a una questione estremamente, diciamo, spinosa, ed è il problema appunto della religione, della tipologia stessa di religione. Perché, guardate, Bruno, come dire, nella sua idea di religione materialista è anche chiaramente conseguenze. Per cui, per esempio, Bruno dice tutt'altro che mortificare i piaceri della carne o cose di questo tipo, oppure non dar valore al bene, al piacere, alle cose appunto terrene. Bruno, anzi, è arrabbiatissimo proprio con il cristianesimo, con la religione cattolica, perché nega tutto quello che ha a che fare invece con la vita mondana, che invece è importante, importantissimo. Perché? Ma perché ovviamente qui non c'è una divisione trascendente, cioè qui tutto ci si gioca qui, diremmo noi. Benché poi Bruno abbia un'idea di anima immortale, sì, ma un'idea di anima immortale non volta a un giudizio universale che ti ammette dalla terra al paradiso oppure al purgatorio, all'inferno, che ne so, ma un'idea di anima immortale così come hanno appunto i pitagorici, o come aveva Platone, e abbiamo visto che non solo dal punto di vista quindi solo cosmologico si rifaceva a quell'idea, cioè l'anima che trasmigra da un corpo a un altro,
E quindi, come dire, tutta la vita si gioca effettivamente su questa terra. E vedete che, infatti, nello spaccio della bestia trionfante, che cosa afferma con forza Bruno? Bruno afferma con forza che mentre la vecchia teoria dell'amore della religione cattolica consiste appunto nel stare lì a pregare la divinità nei luoghi, diremmo noi, di culto, il famoso ascetismo medievale, o se si vuole appunto la vita contemplativa, e rivendica invece come tema, che però, vedete, non è solo filosofico, ma è un tema religioso, il discorso della vita attiva, cioè il discorso tipico poi dell'umanesimo e del Rinascimento, ma legato proprio alla religione in questo caso, cioè l'uomo come deve agire. I primi, quelli che stanno a contemplare Dio, sono degli asini che portano dei simulacri, va bene? Cioè chi sta lì a contemplare è un asinello che sta lì davanti a un simulacro. Invece i secondi sono coloro che accettano la responsabilità. Quindi un esempio, diremo noi, si assumano la responsabilità di agire nel mondo. E vedete, appunto, in sostanza il primo amore è una forma di disimpegno, cioè di mi affido a Dio e non faccio niente. Invece il secondo, l'uomo si prende la sua responsabilità di homo agens. Va bene, per questo secondo Bruno bisogna ritornare alle antiche religioni. Qui questo è molto interessante, quello che dice Bruno a proposito di questo aspetto dell'uomo che deve agire. Gli dèi avevano dato, scrive appunto nello spazio della bestia trionfante, gli dèi avevano donato all'uomo l'intelletto e le mani e l'avevano fatto simile a loro, donandogli facilità sopra gli altri animali, la qual consiste non solo in poter operare secondo la natura ed ordinarlo, ma, e oltre, fuor le leggi di quella, quindi tirar fuori le leggi da quella. Ecco l'idea, quindi, di Bruno. Qual è la bestia? La bestia da allontanare, la bestia appunto da spacciare. La bestia da spacciare è quella che sta nella contemplazione e non si dedica alla vita attiva, a scoprire le leggi della natura, che appunto sono quelle leggi di cui si parlava nella prospettiva del mago che cerca appunto la via più breve per gestire e manipolare gli aspetti legati alla natura. E questo ci dice chiaramente che qui si abbandona il cristianesimo, ma infatti Bruno ha sostanzialmente l'idea di abbandonare completamente la religione cristiana, non riformarla, ma superarla. E qual è l'elemento a cui si rifà Bruno nel momento in cui chiede attenzione? È una specie di ritorno appunto alle antiche religioni. Questo è un tema, presente, l'idea c'è del ritorno alla prisca sapienza, ma c'è anche l'idea nel Rinascimento del ritorno a una religione antica comune. Religione antica comune che molti appunto facevano partire proprio dalle religioni egizie, e quindi ecco che qui abbiamo messo questa immagine appunto che rappresenta un po' la religione egizia, questa idea di Bruno di ritornare un po' alle pratiche magiche, alle pratiche appunto ermetiche, all'orfismo, che era tutto legato a quella tradizione lì e che era una tradizione effettivamente legata a una visione materialistica, legata alla trasmigrazione delle anime, legata a riconoscere a questo mondo il mondo in cui si era, cioè non c'era, diciamo, poi molto altro, e chiaramente legata alle pratiche
che ci permettano di far mutare il corso degli eventi. Bene, per avviarci verso una, diciamo, per avviarci verso questa la conclusione di queste pillole del pensiero di Bruno, ci saranno molte altre cose da dire. Bene, affrontiamo forse un'altra delle grandi opere di Bruno. Bruno ha scritto tantissimo, ha scritto anche delle commedie satiriche, quindi non solo di filosofia. Se vediamo appunto il dialogo degli eroici furori, ecco che viene esplicato proprio questo passaggio che Bruno fa dal punto di vista filosofico e religioso, cioè questo spingersi avanti tutto, come si usa dire, oltre tutto, anche oltre il Rinascimento, abbondantemente oltre il Rinascimento e oltre il pensiero classico. E negli eroici furori lui dice che ci sono due soli possibili atteggiamenti del saggio. Il primo è il saggio che domina le passioni, agisce secondo virtù ed è capace di comprendere con la ragione tutto ciò che accade, che nasce e che muore. E questo, diciamo, è il saggio tipico, abbiamo incontrato anche nello stoicismo e via così dicendo. Ma poi ecco che si arriva invece alla sua missione. Va bene, io dice non sono questo saggio qui, sono un altro saggio, e qui ci si riallaccia immediatamente al tema che già aveva buttato là Erasmo, però in modo del tutto satirico, appunto. E il secondo è quello della divina mania, quella che lui chiama appunto dell'eroico furore, quello che spinge l'uomo a superare se stesso, andare al di là dei propri limiti. L'eroico furore nasce da una visione opposta a quella del cristianesimo. Colui che beneficia del divino non vede saziata la sua fame di sapere, cioè io che sento il divino non sono appagato, il cristiano sente il divino ed è appagato, lì sta nella beatitudine divina. Invece no, in questo caso, qui vedete siamo proprio in un'altra, diremo noi, religione, egli prova ancora più fame e brama di sapere, cioè uno che ha colto l'aspetto divino della natura vuole sapere sempre di più e quindi si spinge. L'uomo non può che sentire la sua finitezza, quindi la sua fame di infinito, nel confronto con la divinità. Questo è il punto centrale del discorso di Bruno. E vedete che in questo discorso, cioè il fatto che l'uomo a contatto con la divinità sente la sua infinitezza, quindi cerca di spingersi oltre, è chiaro che questo uomo che va oltre i suoi limiti, che vuole raggiungere, per così dire, la dimensione divina, non può altro che essere l'uomo libero. E infatti, è giusta questa osservazione di Mario Rigutti, che diciamo è un astronomo, ma insomma rende bene, Bruno difende la libertà dell'uomo. L'eroico furore è la capacità di dedicarsi senza prudenza alla ricerca della verità, alla contemplazione delle cose più alte. Il filosofo che rinuncia alla vita dei sensi per la ricerca che innalza sopra ogni amore per il sensibile è appunto il furioso. Quindi questa idea della divina mania di Platone che ritorna come luogo, l'avevamo già trovato nella Follia di Erasmo, ma qui è estremamente più calcato, diventa addirittura la ragione di vita di Bruno, che appunto per onor di conoscenza poi alla fine non ritratta e si prende anche, come dire, il rogo. E quindi questa idea, questo tentativo fino alla fine, per esempio, di provare addirittura a convincere i suoi accusatori. E qui troviamo questa immagine, un po' come dire l'uomo che si spinge e si lancia in questo un vuoto, in questo universo, che cerca appunto di andare al di là dei propri limiti. Infine, ha un altro aspetto importante perché anticipa alcuni temi, prima abbiamo detto gli autori che si rifacevano a questi maghi, abbiamo trovato anche Leibniz tra questi, e in effetti Leibniz qualcosa probabilmente dalla lettura di Bruno avrà ricavato, benché ovviamente fosse cattolicissimo e non avesse, diciamo,
fosse estremamente legato alla religione cristiana, scusate, non cattolico in questo senso, dicevo, fosse appunto cristianissimo, quindi legato alla visione cristiana, quindi non avesse condivisioni religiose con Bruno, però vedete che Bruno, ecco che va alla ricerca delle monadi. Questo concetto di monade sarà poi molto importante in Leibniz, però ovviamente con enormi differenze. Cos'è per Bruno la monade? È la monade è la parte che costituisce il mondo. Ma non appunto indivisibile come l'atomo di Democrito, e quindi anche qui già vediamo anche la differenza, quello sarà il concetto di monade di Leibniz, ma intesa invece come unità concettuale. L'umanità, per esempio, è una monade se presa nel suo complesso. Se invece presa come corpo, cioè come insieme di corpi, è divisibile, cioè è composto da tanti popoli. Ecco, questa è l'idea di Bruno. Ogni monade è divisibile rispetto a una sua funzione. E quindi, vedete, lo stesso universo, per esempio, può essere monade, se preso nel suo insieme, ma se io invece prendo le diverse funzioni, ecco, lo divido appunto in tanti soli, in tanti terre, in tanti sistemi solari e via così dicendo. Bruno, appunto, distingue nel suo pensiero tre minimi, che sono un po' le componenti ultime della realtà: il minimo matematico, che è il punto, quello fisico, che è appunto l'atomo, e quello metafisico, concettuale, che, come abbiamo detto, è la monade. Ogni minimo è separato da un altro minimo in virtù di un limite, da cui deduciamo che Bruno, appunto, probabilmente non ha questa idea del continuo. Questa posizione lo pone a mezzo tra la concezione di Democrito da un lato, appunto, e quella di Leibniz. Speriamo con questa breve, sintetica, molto anche un po' frettolosa presentazione, però di avere messo in evidenza quelli che sono gli aspetti centrali di questo grande mago del Rinascimento, che è appunto Giordano Bruno.